Appassionati di futsal, buonasera dal Paradar qui per il match tra Ciampino Arinovi e Bulldog Lucrezia, valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie A2, Girone B. Si parte con il primo possesso palla in favore della squadra ospite. Si ricomincia dunque ancora con un possesso per la squadra di casa. Signori, gira dall'altra parte per Denner, l'appoggio, pila il tiro, il gol del Ciampino! La sblocca dopo 2 minuti e mezzo. Gabriel Pina che porta avanti il Ciampino, 1-0. E la sfera termina la sua corsa direttamente tra le braccia di Corvatta. Ancora Vitale perde il pallone su disattenzione. Attenzione, Mario Pass, il tiro! E arriva il raddoppio del Ciampino Arinovi con Mario Pass, freddissimo nel cuore dell'area di rigore, a bruciare Corvatta per il gol del 2-0. Urkul, una finta, poi va da Dovancic, se la porta sul destro, la conclusione è sotto rete, arriva il gol del Lucrezia con Bukovec che accorcia le distanze, 2-1 ora il parziale in favore del Ciampino Arinovi. Ora Tener, palla lì indietro per Gabriel Pina. Dopo questa azione sarà time out. Gabriel Pina se la porta sul mancino e la palla termina in rete per il gol del 3-1 in favore del Ciampino Arinovi. Ancora il Ciampino Arinovi con Denner, la mette giù, arriva sulla corsa Pina e arriva il gol del 4-1, firmato Gabriel Pina.
E ormai possiamo dirlo, termina qui il match con il Ciampino New Novi che vince per 4-1 sui Bulldog Lucrezia. Siamo qui con Gabriel Pina, grande protagonista di questo match, con 2,5 gol possiamo dire, perché sul 3-1 c'è stata una deviazione. E oggi 3 punti fondamentali per la corsa salvezza. Sì, oggi era, dovevo vincere per forza, che il campionato, quello che abbiamo, qualunque punto che abbiamo non è quello che meritiamo, secondo me. Però siamo una rosa corta e sta succedendo ogni partita che giochiamo bene e alla fine non riusciamo a fare gol e prendiamo gol. Questi punti sono stati fondamentali. Oggi siete riusciti a mantenere il vantaggio, mentre in passato spesso avete sprecato un piccolo vantaggio negli ultimi minuti, quindi c'è stata una crescita mentale magari da parte vostra? Sì, abbiamo lavorato tanto. Questa settimana abbiamo parlato tanto per risolvere questo problema che ogni partita stava succedendo. Penso che oggi abbiamo fatto bene e siamo riusciti a concludere bene la partita.